Compagno ingegnere, buongiorno. Ciao, ciao. Maria, tu e i bambini con la signorina potete partire anche oggi. Mia moglie sta meglio e vi aspetta. Ingegnere, lei poco fa ha confermato che la GIAR sarebbe in grado in 5 anni di automatizzare la produzione industriale nel nostro paese. Questo significa che oltre 6 milioni di lavoratori tra operai e impiegati perderanno il loro posto di lavoro. Che cosa avverrà di tutta questa gente? Naturalmente tutto ciò avverrà in modo graduale. Per ora il problema è limitato ai lavoratori delle prime industrie automatizzate. Saremo così in grado di dare ad ogni cittadino che non ha più bisogno di lavorare un sussidio doppio del salario prima così faticosamente conquistato. Per concludere, amici e compagni giornalisti, parliamoci chiaramente. La macchina è oggi in grado di eliminare dalla storia umana sia i servi che i padroni, sia gli sfruttati che gli sfruttatori. Mi scusi, ma cosa faremo quando le macchine lavoreranno al nostro posto? Andremo in pensione a 20 anni? Lei cosa farebbe? Avanti un altro. Ma non dimentichiamolo mai, Gesù è stato il primo socialista. Figlio di lavoratori e lavoratore egli stesso. Avanti un altro. Sergio, Sergio. Fai piano che c'è il Santissimo. Sono io. C'è il Santissimo. Cosa devo fare? Vai giù, metti le 100 lire e poi torna su che ti spiego. Allora cosa vorresti adesso che al posto nostro ci sono le macchine? Sfasciarle per tornare a lavorare? E perché no? Ma lo vuoi capire che stiamo diventando troppi? Come fanno a mantenerci tutti? Che gli frega a quelli? C'hanno le macchine elettroniche automatiche? Dove lavoravo io eravamo in 800 e adesso ci sono solo 2 tecnici. Quando hai lavorato tu? Dammi la bottiglia. Fammi vedere, dai, sussidiato. La nuova tessera? È vero che con questa si fa tutto gratis? Cosa credi, Fesso? Che ti danno niente per niente? Bellissimo, eh? Beh, vuol dire che finalmente i lavoratori si riposano. Sì, sì, l'eterno riposo. Maurizio, come fa il Papa ai lavoratori?